www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Sindaco Catania, in questi giorni e proprio oggi sono arrivate degli avvisi, degli accertamenti. Il mittente è il comune di Mussomeli, circa la Tarsu. Ci vuole parlare un po' di questi accertamenti? Ecco, ci sono scadenze, è tutto in regola? Il cittadino deve preoccuparsi di queste cartelle? Cosa succede? Ci dica la sua. Allora, intanto faccio una premessa. La premessa è che la gestione dei tributi relativamente alla Tarsu per un certo periodo di tempo, e precisamente fino al 2012, a partire dal 2008, è stata una gestione affidata completamente al lato. Quindi lato CL1 Caltanissetta aveva l'obbligo di alimentare, aggiornare continuamente la propria banca dati, quindi nel caso in cui ci fossero state variazioni di residenza oppure una casa da agibile diventava inagibile, doveva essere aggiornata quella banca dati. Purtroppo quello che abbiamo potuto registrare è che questa banca dati non è assolutamente allineata. Quindi a partire dal 2013 in avanti la gestione dei tributi relativamente ai rifiuti, quindi per intenderci Tarsu e adesso Tari, è passata in capo al comune. Però abbiamo registrato che soprattutto in merito alla Tarsu 2009 ci sono parecchie di queste notifiche che sono arrivate che riguardano situazioni che vanno assolutamente bonificate, cioè in altri termini è verosimile, è probabile che il cittadino possa ricevere una cartella, per intenderci, per il pagamento della Tarsu su alcuni immobili che in realtà non vanno assoggettati all'imposta. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna assolutamente recarsi all'ufficio tributi e fare in modo di segnalare quei casi in cui il cittadino e il contribuente ritiene legittimamente che quell'imposta non va pagata perché magari i dati catastali inseriti non sono corretti, perché magari si tratta di immobili che risultano non agibili, per cui la necessità che abbiamo in questo momento, che è il primo anno di applicazione della Tari, è quella di aggiornare la nostra banca dati e bonificarla in modo tale che dal prossimo anno, avendo una banca dati assolutamente bonificata e allineata, non ci siano tutti questi errori. Ovviamente laddove si verificano questi errori è chiaro che il cittadino farà bonificare la propria posizione e quindi è anche probabile che l'imposta che gli è stata recapitata non sia dovuta. Quindi questa è una verifica che il cittadino dovrà fare assieme agli uffici comunali, l'ufficio tributi comunale. Peraltro voglio anche aggiungere un'altra cosa, che queste bollette Tarsu 2009 erano state già trasmesse dalla società che cura la bollettazione al comune di Mussomeli a dicembre 2014. Quindi in realtà ci sono stati diversi mesi utili per far sì che il comune inviasse queste bollette ai cittadini prima e soprattutto che questa bonifica venisse effettuata prima. Purtroppo al nostro insediamento abbiamo notato che questa operazione non era stata fatta, quindi ci siamo trovati costretti entro il 31/12/2015 a dover fare noi questo invio di bollette, anche perché se non lo facciamo entro il 31/12/2015 l'imposta viene prescritta e quindi di conseguenza si avrebbe un danno per le casse comunali e soprattutto un danno erariale. Però ripeto ancora una volta, è possibile e anche verosimile che in alcuni casi, anche in diversi casi, la bolletta, la notifica ricevuta dal cittadino non sia dovuta perché appunto
quegli immobili che sono stati assoggettati possibilmente non dovevano essere assoggettati. Allora, per verificare questo occorre semplicemente un ulteriore atto di pazienza da parte del cittadino, e di questo non posso che ringraziare i cittadini musulmani per la loro pazienza dimostrata. Quindi un atto di pazienza del cittadino nel recarsi all'ufficio tributi, nel fare la bonifica dei dati presso l'ufficio tributi, in modo tale che dal prossimo anno non si abbiano di questi disagi. E in particolare invito anche i cittadini a fare le comunicazioni, qualunque comunicazione di variazione che intervenga sul loro stato civile o sulle loro residenze, in modo tale che queste bonifiche vengano fatte in modo costante e soprattutto si eviti poi il disagio che ovviamente comporta per il cittadino recarsi all'ufficio. Quindi le imposte si debbono pagare, ma quelle giuste? Assolutamente sì, le imposte ovviamente vanno pagate, ma vanno pagate le imposte giuste. Trovo assolutamente poco etico chiedere ai cittadini quelle imposte che non sono dovute, così come trovo poco etico ovviamente il fatto che alcuni cittadini paghino le imposte e altri invece non li paghino. Quindi il lavoro che si sta facendo e che mi rendo conto potrà creare qualche disagio ai cittadini è quello di bonificare il più possibile la nostra banca dati in modo tale da renderla equa per tutti i cittadini. www.castelloincantato.it La notizia. Corre in rete!